Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo. Allora, sono le mezzanotte e 39 minuti del 31 maggio 2013. Che dire, sono contento di essere di nuovo a casa perché sono state delle giornate un po' particolari. Ho reso pubblico già su internet, attraverso YouTube e Facebook, questa mia scelta di allungare il pene. In che senso? Allora, ci sono state anche poi delle battute da parte di alcuni utenti. Facciamo un passo indietro. Ogni maschio, ogni uomo ovviamente è dotato, oltre che del pene, dei testicoli, e alcuni uomini scoprono giovani, io stesso ho avuto un'operazione tanti anni fa, avevo 8-9 anni, e il fratello di mio padre, che è un noto e rispettato urologo qui a Roma, ovviamente visitandomi all'epoca quando ero ragazzino, mi aveva consigliato di fare un intervento che sarebbe il famoso taglietto, il taglietto del filetto del pene, insomma, ecco, una volta scoperto c'è il famoso filetto. Ad alcuni uomini, e questo è un messaggio anche che lancio a tutte quelle persone che potranno vedere questo filmato, con molta serenità va vissuta la propria sessualità e con molta serenità va vissuto anche, o meglio, più che vissuto, deve essere un impegno di tutti quanti anche avere un confronto con un medico, con la famiglia. Non dovete preoccuparvi, visto che io ho conosciuto nel corso della mia vita, io non ho mai nascosto la mia bisessualità, tante donne, tanti uomini, anche tanti ragazzi. Anche recentemente proprio mi è capitato di incontrare più volte un ragazzo brasiliano di 25 anni, e con tutto che aveva 25 anni aveva un problema che non è quello per il quale poi io ho fatto questa operazione di cui adesso vi parlo, ma non riusciva a scoprire il pene. Quindi quello è ancora un'altra cosa. Quindi, in estrema sintesi, io personalmente, quando ero ragazzino, quindi tra gli 8 e 9 anni, feci un intervento di, se non sbaglio il termine, non vorrei storpiarlo, fimosi o fimosi, comunque il taglietto del filetto del pene, in maniera tale che il pene può tranquillamente scoprirsi. In molte civiltà, anche straniere, c'è la consuetudine della circoncisione, cioè si taglia a livello circolare tutta diciamo, la parte più estrema della pelle che ricopre il pene, e quella è la circoncisione. Quello che invece ho fatto io, e quello che invece non ha fatto l'amico affascinante 25enne brasiliano, ho fatto io l'altro giorno la plastica di slittamento del pene, come qualche amico su YouTube, in maniera ironica, punzecchiando, mi ha detto: Paolino, non è che tu con questa cosa ti allunghi il pene. È ovvio che non si parla di, in termini ufficiali, di allungare il pene. C'è anche la chirurgia per allungare il pene, che è un'altra cosa. Però, perché io pubblicamente ho detto e ribadisco il fatto che mi sono deciso a operarmi a livello chirurgico presso l'ospedale Celio Militare di Policlinico Celio di Roma, in quanto mio padre è generale dell'esercito, non più in servizio, ma comunque ho la possibilità di usufruire di questa professione, di questa squadra di professionisti del reparto di urologia, e lì mi hanno proprio operato oggi il 31, il 29 maggio. Prima di concludere questo video, appunto, vi dicevo, plastica di slittamento del pene, che cosa significa? Cioè un'incisione a V sull'anello. Allora, quando gli uomini, quindi io veramente invito tutti i numerosi amici di YouTube, se avete un problema telefonico di questo genere, chiamatemi 338-6378-328, vi posso dare un consiglio o un'email, paoliniard@hotmail.it, ma parlatene con qualcuno, non abbiate paura. E pensate che mentre io venivo operato nella sala, senza fare nomi, nel reparto di urologia c'erano altri pazienti che erano ricoverati con me, c'era una persona anche di 28 anni, uno di 52, insomma addirittura gente matura con mogli e figli, che magari hanno tutta la vita vissuto con questo pene che non si apre perfettamente e si vive la sessualità in maniera molto negativa. Allora,
Io, ringraziando Dio, poi tra l'altro ho recitato anche recentemente in diversi film della produzione di The Star Management del carissimo e professionale amico Federico De Vincenzo, ringraziando Dio, a me il bene ha sempre funzionato. Però, torno a dire, nella mia fattispecie l'erezione c'era, riuscivo a completamente scoprire l'organo, ma quando avevo l'erezione, facevo finta che questo è il pene, perché ovviamente non posso mostrarvi nulla di ciò che non è mostrabile su YouTube, quando io avevo l'erezione, questo, ecco, ve lo faccio vedere, questa era, diciamo, il famoso anellino, ve lo mostro così, ok? Allora, mentre prima io avevo il pene, diciamo, facevo finta che questo era il pene eretto, ok? Quindi questa era la circonferenza, e mi stringeva al limite, quindi diciamo, facciamo finta che questo sempre il pene eretto, ecco, qui comprimeva qua. Adesso, grazie alla squadra di professionisti del CEI di urologia, con incisione a V, e dolorosa, non vi nascondo, non durante l'operazione, perché anestesia locale, poi in 48 ore si esce, è doloroso, perché quando poi si va a urinare si sente questo bruciore che durerà 20 giorni, poi adesso vi mostrerò anche in assoluta esclusiva la prima ufficiale medicazione del mio pene, ovviamente non mostrando nulla perché non posso mostrare, ma insomma voi capirete, mentre io lavoro per disinfettare la ferita e utilizzare poi questa pomata che è la Gentaline crema, proprio per riuscire a far cicatrizzare la ferita al più presto. Quindi, in estrema sintesi, tutte quelle persone, quegli uomini che hanno un problema, o perché devono tagliarsi il filetto, e quindi c'è l'erezione ma c'è il filetto che tira, o perché non riescono ad aprire il pene, quindi devono a questo punto fare un'operazione di filetto, ma proprio per poterlo scoprire, o come ho scelto io, la plastica di slittamento del pene, cioè questa V che rende quindi l'anello più libero, quindi anziché così sarà così, e quindi se io, come ho pubblicamente in prima occasione ricordato, non è niente di eccessivo dirlo, nella mia direzione sono 17 centimetri e mezzo, grazie a questa plastica di slittamento mi auguro di guadagnare almeno un centimetro e mezzo, arrivare a 18, anche mi accontento 18 e mezzo, anche di un centimetro, quindi l'anello se ce l'avevo così, adesso ce l'ho così. 6 mesi sono i tempi per poter avere completamente un chiaro quadro della risultanza dell'operazione, ma solo 20 giorni sono sufficienti per poi riprendere con serenità l'attività sessuale. Allora io vi lascio, cari amici di YouTube, con questa prima medicazione, ovviamente io non posso, sempre per la massima correttezza che ho nei confronti del pubblico minore, non posso mostrarvi l'immagine della cura, e quindi vi mostro solamente un'immagine, diciamo così, fissa di questo grosso modo. Cerchiamo di, ecco, un'inquadratura rozzola, potrebbe essere questa qua, esatto, quindi non si vede assolutamente nulla, e adesso io devo andare con molta attenzione a medicare. Allora, ricapitolando, la Gentaline è la crema che va messa dopo l'operazione effettuata, oggi è la prima medicazione ufficiale che faccio, ma dovete prendere un contenitore di acqua, possibilmente tiepida, e versate una busta di euclorina, che è una polverina che serve proprio per disinfettare l'acqua. Dopodiché prendiamo anche ovviamente un fazzoletto bianco, possibilmente setoso, quindi non troppo ruvido, mettete dell'acqua, bevete dell'acqua insomma, che vi ho detto prima, per poter fare questo lavaggio, mettiamo dell'acqua. E con molta attenzione, con molta delicatezza, andate a lavare, grosso modo, la ferita, il pene. Scusatemi, abbasso il volto perché se non riesco a... Questo fa un po' male, eh? Acqua. Ok.
un altro fazzoletto, sempre pulito ovviamente, asciutto, andate ad asciugare l'acqua che avete, con la quale avete lavato il membro. Ovviamente io per la massima correttezza ho deciso anche di non mettere su Facebook nessuna fotografia, uno perché non mi nascondo vedere il membro, diciamo, tagliato, un pezzettino, insomma, di pelle ben tagliato, non è un grande spettacolo, lo dico con estrema sincerità. E poi da quello che ho capito, ed è giusto che sia così, su Facebook c'è una certa severità a inserire immagini non consone. Io sono perfettamente d'accordo anche a non postare addirittura una donna nuda su Facebook. È stato fatto anche recentemente da alcune amiche, cominciare anche da Sara Tommasi, che si è mostrata completamente nuda, non so se in una vasca, ma ognuno fa quello che vuole. Poi Sara è un'amica, una persona con la quale io che stimo, però ovviamente io non sono oggettivamente perfettamente d'accordo su questo. Allora, per concludere il video, dopo abbiamo detto aver ben asciugato con il fazzoletto, c'è un po' di sangue, e quindi per concludere la crema e poi la garza, e quindi una garza integra col quale poi arrotolare il pene, usare una mutanda ovviamente aderente e quindi cercare per qualche giorno di riposarsi e non camminare troppo, questo è evidente. Quindi io adesso mi dispiace sempre che sto usando questo taglio mal voluto della capoccia, perché comunque fino a qui posso mostrare, oltre non è possibile. Metto la pomata, tutto quanto in live, lo stiamo facendo per gli amici numerosi di YouTube, ma senza, ovviamente devo spalmare, e chiamo la chiamina sulla parte operata. Io vi saluto, ringrazio ancora tutta la struttura del reparto di urologia del Policlinico Militare Celio, che mi ha dato la possibilità non solo di al momento essere più tranquillo, di tentare di risolvere questo problema di anello al pene, ma con l'auspicio che, insomma, voglio dire, poi possa riprendere quando sarà e quando i medici mi daranno l'ok, sono un mese, sono di fine giugno, l'attività sessuale, mi nascondo, stare in astinenza quasi un mese non sarà facile per me, essendo io un cacciatore. Mi raccomando, come sempre, se vi dovete rapportare ad un'operazione chirurgica, lo dico a tutti gli amici di YouTube, di qualsiasi età, confidatevi con i propri genitori, andate dai vostri genitori. Abbiate 18 anni, abbiate 20, abbiate 30, quello che è, o anche le persone più grandi, se i genitori non li avete più, consultate il vostro medico di base, ma non abbiate paura di raccontare la vostra sessualità. Se un uomo di 40 anni arriva ad avere un pene dopo tutta la vita che non si scopre, vuole vivere la sessualità a 40 anni, troppa vita sessuale potrà avere, fatelo e rivolgetevi alle strutture pubbliche. Oppure, se ripeto, non avete voglia di dire ai vostri genitori, non avete voglia di raccontare le cose vostre ai medici, mi chiamate in maniera anonima, un numero privato sul cellulare 338-6378-328, oppure paulini@hotmail.it. Ma ripeto, mi raccomando, se avete un medico di fiducia, di base, o comunque ancora meglio, confidatevi con la famiglia, perché ogni problema può essere risolto, assolutamente.